Un paesaggio insolito quello di Vezzano, su cui svetta una torre non tonda, non quadrata, bensì pentagonale. Oggi quella torre rimane la solitaria superstite nella piazza del castello di una rocca inespugnabile che il tempo ha distrutto. Ma cosa nasconde? Perché proprio a Vezzano è stata edificata una torre così particolare? Forse il modo migliore per rispondere è visitare Vezzano Ligure e ammirare il panorama dalla torre, nel punto in cui i fiumi Magra e Vara confluiscono, scoprire così la sua importanza strategica. Le origini di Vezzano sono avvolte nell'oscurità. Forse fu un castellaro frequentato dagli antichi Liguri, forse un insediamento di età romana. Bisogna attendere il Medioevo per la prima notizia certa. È nominato in un documento del 19 maggio 963, emanato da Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero. Successivamente il borgo viene conteso dal vescovo di Luni e passò ai signori di Vezzano fino al XII secolo, quando lo persero a favore della Repubblica di Genova, cui venne annesso nel 1276. Tale rimase fino al dominio francese e alla successiva annessione, al Regno di Sardegna prima e al Regno d'Italia poi. L'intervento con il progetto di valorizzazione delle risorse naturali e culturali della Liguria, asse 4 del POR FESDRA 2007-2013, intende recuperare e rendere accessibile la torre, perché sia fruibile ai visitatori in un'ottica museale. Così la torre pentagonale di Vezzano manterrà inalterato il suo carisma.